Bentrovati in studio seconda parte del nostro telegiornale. A Comiso, via Bilita a pezzi, voragini sulle strade, zona artigianale in abbandono. Particolarmente critica la situazione tra via Risorgimento e via Matteotti, dove da diversi mesi c'è una buca molto pericolosa e nessuno è intervenuto per sistemare l'asfalto. Sentiamo. La città di Comiso cade a pezzi e nessuno interviene. La situazione della viabilità è davvero preoccupante. In tutta la città le voragini sono innumerevoli e nessuno provvede a fare niente. Come potete vedere dalle immagini all'incrocio tra via Risorgimento e Como Matteotti, la strada sta accadendo e si è creata una vera e propria voragine che interessa non solo la sede stradale ma anche i marciapiedi. La situazione è di grave pericolo ed è così da diversi mesi. A segnalare la voragine è stato Michele Zisa di Progresso Sud che porta all'attenzione dell'amministrazione comunale un'altra questione che va avanti pure questa da diversi mesi, ovvero la zona artigianale. Qui i tombini dei pali dell'illuminazione pubblica sono stati asportati tutti e nessuno è intervenuto per sostituirli. Inoltre, dichiara Gisa, le strade della zona artigianale sono state trasformate in discariche a cielo aperto con rifiuti pericolosi. Qualche giorno fa il movimento politico aveva iniziato a fare una disamina dell'operato della Giunta Alfano, cominciando a parlare dello stato in cui versa il patrimonio storico monumentale della città casmenea e poi dello stato di degrado e distruzione di Cava Porcaro. Tante emergenze, viabilità, pulizia e scarsa manutenzione che evidentemente non vengono affrontate dall'amministrazione con la città che sta precipitando in un degrado che penalizza cittadini e artigiani. Ancora aeroporto di Comiso in primo piano. Ieri pomeriggio riunione della SOACO approvati alcuni bandi per la gestione dei servizi, ma il nodo principale resta legato ai contratti con le compagnie. Passi in avanti verso l'apertura dell'aeroporto di Comiso. Ieri pomeriggio si è svolta la riunione del CDA della Soaco la prima del 2013. Un incontro durato circa tre ore durante il quale sono stati affrontati alcuni importanti punti operativi. È stato dato il via libera a due bandi, il primo per la fornitura di carburante e per la realizzazione del deposito carburante, il secondo per la manutenzione all'interno della struttura aeroportuale. La società di gestione ha anche discusso dei servizi di polizia, giardinaggio security di gestione dei parcheggi e per l'assistenza sanitaria. Sanitaria. Durante le prossime riunioni le questioni verranno approfondite e si procederà all'assegnazione alle ditte che dovranno occuparsene, ma il nodo cruciale resta quello legato ai contratti con le compagnie aeree. Di questo aspetto se ne occuperanno in sinergia SAC e SOACO. Entro fine gennaio si dovrebbero già sapere quali saranno le compagnie che hanno intenzione di atterrare e decollare da Comiso. Solo dopo si potrà fissare la data di apertura, difficile come detto nei giorni scorsi, la data del 5 aprile. Tra le compagnie finora più accreditate ci sarebbero Air One e la Ryanair, ma a questo proposito saranno decisivi gli incontri con i responsabili di queste e altre compagnie e adesso la politica il PD chiude il cerchio sulle liste alla fine la segreteria regionale è riuscita ad impedire l'invasione dei raccomandati saranno solo 5 non 11 paracadutati dall'alto ma qualcuno tra i vincitori delle primarie rischia ugualmente di restare fuori la segreteria regionale del Partito Democratico ha vinto il braccio di ferro contro la segreteria nazionale. Alla fine i paracadutati da Roma saranno solo 5, non 11, come aveva prospettato il candidato Premier Pierluigi Bersani. Il leader nazionale del PD aveva provato a piazzare i suoi uomini nelle liste dell'isola, creando malcontento generale nei territori. Non che adesso comunque siano tutte rose e fiori. Infatti, qualcuno dei vincitori delle primarie nelle varie province potrebbe restare fuori dal Parlamento. La provincia di Ragusa, però, si può consolare. Pare, infatti, che Venerina Pado sarà inserita terza nella lista unica al Senato. Dunque, quasi certa l'elezione dell'ex consigliere provinciale. Non si può dire la stessa cosa del secondo classificato Gigi Bellassai, inserito invece al nono posto, sempre al Senato, con poche speranze di essere eletto. A guidare la lista del PD al Senato in Sicilia sarà il direttore di Renius 24 Corradino Mineo. Gli altri esterni candidati nell'isola sono il Segretario Nazionale Luigi Bersani per la Camera nella Sicilia Occidentale e Flavia Nardelli nella Sicilia Orientale. Ci sono poi a Medio Bianco Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, i deputati uscenti Marco Causi e Luciana Pedoto, il Segretario Generale di Confcommercio Luigi Taranto e Fausto Raciti, Segretario Nazionale dei Giovani Democratici. E ancora PD in primo piano. Si è svolto nei giorni scorsi il coordinamento cittadino del partito di Ragusa, riconfermata la segreteria di Peppe Calabrese, ma non sono mancati malumori. E salva la segreteria del PD di Ragusa. Peppe Calabrese ha ottenuto la fiducia di tutti i partecipanti presenti al coordinamento del partito. Una riunione che si preannunciava calda e che non ha deluso le aspettative. Ci sono stati infatti momenti di accesso dibattito che hanno svelato come alcuni malumori interni al partito restano nonostante i tentativi da parte della segreteria di tappare i buchi. Insomma, fiducia rinnovata ma solo di facciata. La bufera, lo ricordiamo, era scoppiata a seguito della candidatura di quattro nomi provenienti dal versante ragusa. Che secondo alcune voci del partito avrebbero provocato una dispersione di voti a vantaggio di altri candidati. La competizione in realtà avrebbe visto ben sei candidati ragusani, ma qualche giorno dal voto due di essi, lo stesso Calabrese, e la coordinatrice donne e la cognata, avevano preferito ritirarsi. Al coordinamento non sono mancati momenti di tensione, come le continue interruzioni all'esposizione di Valentina Spata, che nelle scorse settimane, bramosa di attenzioni mediatiche, aveva accusato l'operato del segretario chiedendone le dimissioni. Ma soprattutto con l'uscita di Gianni Battaglia del suo gruppo, contestato da altri presenti vicini alla segreteria. Tempi difficili, dunque, per Calabrese, che nonostante quanto voglia fare apparire, ha sempre maggiori difficoltà nel coordinare il partito. E chissà che tutto ciò non si riveli l'ostacolo insormontabile per le prossime amministrative, in cui Calabrese sa di giocarsi il tutto per tutto. E adesso cambiamo argomento e ci occupiamo della Ragusa Mare, intervento del commissario Scarso sullo stato di avanzamento del progetto del raddoppio dell'Arteria. La responsabilità del ritardo, secondo Scarso, sarebbe del comune di Ragusa. Raddoppio della Ragusa Mare è bloccato, ma non per colpa della provincia di Ragusa. E quanto chiarisce il commissario straordinario Giovanni Scarso, che ripercorre l'excursus del progetto per individuare quelli che sono stati gli intoppi all'approvazione della bozza preliminare. Il protocollo d'intesa stipulato nell'ottobre 2003, chiarisce scarso, prevedeva il trasferimento al Comune di Ragusa del procedimento per la progettazione dell'opera in quanto destinatario di un finanziamento di 400.000 euro assegnato con decreto del Ministero delle Finanze. Il Comune di Ragusa, espletata la gara per l'affidamento della progettazione, ha avviato la redazione del progetto che è stato inizialmente redatto, continua il commissario, nel luglio 2007, successivamente ulteriormente integrato nel gennaio 2008 e maggio. 2010. Il progetto risulta ancora in fase di approvazione tecnica presso gli organi preposti conclude e ho scritto al comune di Ragusa per avere contezza dell'iter procedurale e valutare così le azioni da mettere in campo per sbloccare la situazione. Dunque dalla provincia pare sia stato fatto tutto il possibile. La parola passa al comune. Ci occupiamo adesso dell'avvertenza della Cub Trasporti che riguarda gli studenti pendolari. Il sindacato aveva presentato una piattaforma per consentire lo spostamento dei ragazzi da un comune all'altro con il treno, ma a mesi di distanza la proposta ancora non ha trovato risposte dall'assessorato regionale ai trasporti. C'era una volta l'avvertenza degli studenti pendolari. Dal mese di marzo del 2012 esiste un progetto di trasporto studenti pendolari via ferrovia che non è stato mai preso in considerazione seriamente dall'assessorato regionale alle infrastrutture da Trenitalia. Il progetto era stato predisposto dal sindacato della Cub Trasporti per ovviare ai disagi vissuti dai ragazzi che devono spostarsi da un comune all'altro per raggiungere la propria scuola. I vari tentativi effettuati di trasferire i ragazzi di Vittorio e Comi iscritti all'istituto alberghiero di Modica, scrive Pippo Gurrieri sono naufragati su una questione paradossale, il loro trasporto dalla stazione ferroviaria alla scuola. Nel corso di due incontri promossi dagli ultimi due prefetti, Regione e AST, si sono impegnati a risolvere questo problema. Il 23 novembre scorso il responsabile dell'assessorato sul suggerimento della Cube Trasporti ha chiaramente invitato il responsabile dell'Ast di Modica ad attivarsi per rendere disponibili un paio di autobus adibiti al trasporto degli studenti a Modica da altri paesi per il servizio navetta a stazione alberghiero. Si trattava di anticipare di pochi minuti quelle corse in maniera da utilizzare macchine autisti successivamente per le navette. Infine, Gurrieri rilancia la proposta della metropolitana di superficie a Ragusa. Se Ragusa avesse la metropolitana di superficie, un promemoria per l'onorevole Di Pasquale, assente all'ultima riunione della Commissione provinciale sulla mobilità, gli studenti comisani frequentanti l'Istituto Tecnico Industriale e il Liceo Linguistico Psicopedagogico potrebbero scendere dal treno direttamente in via Pestum e andare a scuola a piedi. Torniamo adesso ad occuparci del MUOS di Nishem, importante presa di posizione da parte dell'ARS, sentiamo di cosa si tratta nel servizio. Approvata una mozione che impegna il governo siciliano ad adottare ogni utile iniziativa finalizzata alla revoca delle autorizzazioni rilasciate per l'inizio dei lavori di realizzazione del sistema MUOS. È l'importante passo in avanti fatto dall'ARS che all'unanimità si è schierata contro il sistema di antenne satellitari in via di installazione nella riserva su La politica dunque scende ufficialmente in campo contro il MUOS accanto alle centinaia di persone che in queste settimane hanno manifestato e protestato contro le antenne americane a dispetto di quanto è invece fatto dal precedente governo Lombardo che aveva rilasciato le autorizzazioni per la costruzione del sistema. Da settimane, lo ricordiamo, è attivo un presidio permanente in contrada Ulmo, mentre sono svariate le iniziative organizzate in questi mesi per informare la gente dei rischi legati al sistema e per tenere alta l'attenzione mediatica. Lo scorso ottobre anche la magistratura si è pronunciata sul caso, disponendo il sequestro della stazione radio di Niscemi, provvedimento poi annullato però dal Tribunale di Catania che ha stabilito la ripresa dei lavori e mentre si sta valutando la possibilità di un ricorso in Cassazione contro tale sentenza, l'ARS si mobilita contro il sistema. Una decisione questa che arriva a distanza di pochi giorni dalla comunicazione al Presidente Crocetta del Ministro dell'Interno Cancellieri in cui il sito è dichiarato di interesse strategico per la difesa militare della nazione e dei nostri alleati. A questo punto, dopo l'approvazione della mozione, si preannuncia un braccio di ferro tra governo nazionale e regionale. Ed è tutto per questa edizione in chiusura. Vi ricordo che oggi alle 15:20, 17:40 e 21, andrà in onda il consueto appuntamento con 15 Minuti Con. L'ospite di oggi è Vincenzo Lamonica, rappresentante della Caritas Ragusa, con cui abbiamo parlato del rapporto preparato dalla Caritas sulla immigrazione in provincia di Ragusa. Continuate a seguire la nostra informazione sul sito all'indirizzo freetvonline1.it e sulla nostra pagina Facebook free TV Comiso. Grazie per essere stati con noi alla prossima